Il magistrato Catello Maresca questa mattina ha visitato il liceo Lucio Seneca di Bacoli, dove ha presentato, dinanzi ad una platea gremita di studenti incuriositi, il suo ultimo libro, Lo Stato vince sempre. Lo Stato vince, bisogna ripartire dalle scuole che sono gli unici presidi di legalità. Assolutamente sì, è fondamentale partire da qui, come dicevano i geni assoluti dell'antimafia giudiziaria e sociale, che erano Falcone e Borsellino, e che nonostante fossero gli esempi viventi di come si combatte, come si combatteva la mafia anche in momenti particolarmente drammatici, e che hanno dato la vita per combattere le mafie, loro dicevano: è vero, nelle aule giudiziarie si fanno i processi, ma fuori si crea la vera antimafia, attraverso quegli anticorpi sociali che devono essere stimolati, soprattutto nelle giovani generazioni. Un percorso complicato che ormai va avanti da tanto tempo, ma che va seguito con sempre maggiore consapevolezza, perché poi funziona. Funziona se fatto in maniera metodica, in maniera strategica, come proviamo a fare, a sviluppare dalle nostre parti, ma anche altrove, perché me quotidianamente mi scrivono da ogni parte d'Italia, anche dal nord, dicendo: guardate, le mafie non stanno più solo nel meridione, ma si sono insediate in maniera ormai stabile anche in altre parti, e quindi c'è bisogno di lavorare dovunque. Preside, continua a crescere questo liceo di Bacoli, che è un po' il fiore all'occhiello. Sì, noi abbiamo diversi indirizzi: il classico, lo scientifico, scienze applicate, linguistico, liceo delle scienze umane con l'indirizzo economico-sociale, dove andremo ad affrontare proprio dei temi che sono tipici dell'argomento e del confronto di oggi. Noi abbiamo accolto con grande interesse questa iniziativa, perché la scuola, parallelamente ad un'educazione familiare, è un presidio di legalità. Quindi incontri del genere su argomenti molto, molto pesanti, quali la mafia, la criminalità organizzata, la camorra, affrontati da un grande professionista del mestiere, che è il magistrato Catello Maresca, è uno strumento fondamentale per i nostri studenti di conoscenza, di sensibilizzazione, perché soltanto attraverso la conoscenza di simili sistemi è possibile poi allontanarli, e quindi eliminandoli lentamente. Ci diceva, le scuole presidio di legalità, ma soprattutto è importante anche aprirle al territorio. Sicuramente, infatti noi siamo aperti ad ogni genere di iniziativa, facciamo anche altri incontri con le forze dell'ordine, le autorità giudiziarie, le associazioni del territorio, su argomenti sempre come forma di sensibilizzazione e di conoscenza per i nostri studenti. Un'iniziativa molto importante quella di oggi, dottoressa. Sì, un'iniziativa a cui teniamo molto e a cui ringraziamo la scuola, il liceo Seneca, per aver accolto questa nostra proposta, perché crediamo fortemente nella collaborazione tra i vari istituti, che siano la famiglia, le associazioni del territorio e la scuola, proprio per dare ai ragazzi quanti più strumenti possibili per riconoscere il bene dal male.